Bentornati su Zwischmer Channel World News, le principali notizie alle 3 di notte. Purtroppo apriamo con il terrorismo che compie un nuovo attentato, una strage nella capitale tedesca. A Berlino sono 12 le vittime accertate e 48 per ora i feriti. Il numero continua a salire perché poco fa erano 9 morti, ora sono saliti a 12. Un camion, un tir polacco, è stato dirottato e ha fatto una strage nei mercatini di Natale nella zona del KDV. Purtroppo la dinamica sembra essere la stessa che si ebbe a Nizza quest'estate. Il tir non ha frenato, questo pare molto chiaro, e quindi aveva l'intenzione di uccidere. Ovviamente a quest'ora le notizie sono ancora frammentate perché è successo alle 20:30 e siamo ancora all'inizio dell'indagine, anche se un uomo è morto, probabilmente era l'autista che è stato però ucciso per dirottare il camion, e l'altro invece è stato arrestato, probabilmente questo è l'attentatore, spetterà poi alla polizia deciderlo. Attualmente la zona sarebbe sicura, almeno secondo i tweet della polizia tedesca, e la Farnesina sta verificando se ci siano italiani coinvolti. Attualmente il numero, lo ricordiamo, di 12 morti e 48 feriti. Passiamo poi alla seconda notizia, sempre di terrorismo. Ad Ankara è stato ucciso l'ambasciatore russo. E l'aggressore era un poliziotto ed è stato ucciso dalle guardie. Questo poliziotto aveva addirittura scortato anche Erdogan, quindi addirittura un colpo molto forte. La situazione anche lì non è stabile, anche perché si erano sentiti inizialmente colpi anche vicino all'ambasciata americana. Ora le notizie sono ancora in via di sviluppo e vedremo eventuali, appunto, sviluppi nel corso delle prossime ore. Queste purtroppo erano le principali notizie alle 3 della notte. Non ci sono aggiornamenti per il momento, se non che sulla prima notizia di apertura, che il tir sarebbe partito dall'Italia e doveva andare molto probabilmente in Polonia perché il tir era polacco. Sulla faccenda poi seguiranno ulteriori informazioni nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Purtroppo queste sono le notizie, noi ci salutiamo così e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito.